È una bella mattina d'estate. Credo che ormai sia passato mezzogiorno. La luce è forte, il silenzio quasi assoluto avvolge ogni cosa, come un'immensa coltre. Anche il vento, o meglio, l'aria sembra sonnecchiare. Sono solo. Ho paura di tutto questo silenzio, di tutta questa luce. Le ombre paiono fantasmi dietro gli alberi, dietro i cespugli, e persino in vetta alle alte fronde. Avrei voglia di urlare, ma non si può. Un ometto non ha paura, me lo sento ripetere ogni volta che vengo lasciato da solo nei boschi, mica per tanto tempo, anche se a me pare un'eternità. Giusto il tempo che serve a mio babbo per fare una rapida escursione in quella fungaia lì sotto, ma in mezzo ai rovi e non è facile accedervi. È meglio se mi aspetti qui. Ti lascio a far da guardia ai funghi che abbiamo trovato finora. 10 minuti e torno. A me sembrano ore, con tutti questi fantasmi che mi guardano. Allora è meglio non pensare a loro, far finta che non esistano, pensare ad altro. Agli amici, per esempio. Tanto sono solo 5, è facile pensare a loro. In questo momento staranno mangiando, perché a quest'ora normalmente si mangia, ma non quando si va in montagna per cercare funghi. E dopo aver mangiato andranno al largo a fare il bagno. D'estate è così che funziona dalle nostre parti. D'estate si fa il bagno. Quando si va al largo ci si porta dietro una borsetta di plastica con dentro il necessario per lavarsi e per cambiarsi, la biancheria intendo. Così ci si diverte e ci si lava. Sì, la borsetta è di plastica, perché ancora gli oceani non sono invasi da isole di plastica come accadrà tra mezzo secolo. Ora non ci si pone il problema, semplicemente perché il problema non esiste. Nessuno di noi pensa a cosa succederà domani. Domani è lontano, forse non arriverà mai. E continueremo a vivere così, come ora, felici, spensierati. Non si possono avere problemi quando si è ragazzini. Solo ai fanciulli si addicono i sogni. Con le nostre borsette di plastica ci si avvia, anzi, i miei amici si staranno già avviando verso la nostra pozza, fuori paese. Le pozze che si trovano lungo il fiume non sono per tutti. Va bene, c'è quella dove tutti vanno. È quasi il paese, poi non ci si diverte troppo in quel carnaio. Ogni combriccola ne possiede una ed è il loro monopolio esclusivo da difendere ad ogni costo. Gli altri non ci possono andare, soprattutto se sono più giovani. Se provi a fare il bagno nella loro pozza, ti faranno bere, che oltre a non essere buona, l'acqua intendo, è anche un disonore. Allora meglio prendere possesso di un'altra. Tanto ce ne sono parecchie e noi l'abbiamo trovata la nostra proprietà, il nostro castello da difendere dalle incursioni delle altre bande. Ed ha un nome, perché tutte hanno un nome. Ghiacciaia, Gorgone, Capanna, Tafani, il Carabiniere, Prato. La nostra si chiama Tafani. Facile da capire il perché. Ce ne sono tanti, ma a noi non interessa molto. Stiamo sempre in acqua e lì i tafani non possono farci niente. Ai tafani non ci sono solo i tafani, ma anche tante serpi acquaiole. È bello fare il bagno con loro. Mi butto fino a toccare il fondo. Mi giro con la pancia verso l'alto. Qualche volta le vedo nuotare sopra di me, con lo sfondo dell'esterno tutto mosso. Sono eleganti e sinuose, ma non vogliono giocare con noi. Sembrano di passaggio, passano e vanno, ogni tanto, non sempre. Forse le disturbiamo con le nostre voci da ragazzini fanatici, forse le disturbiamo con i nostri salti nell'acqua. Sì, ci piace molto fare la bomba. Saltiamo dal masso, con le gambe rannicchiate sul petto e la testa raccolta sul collo. Ci lasciamo andare nel ruolo, aspettiamo che l'acqua si apra attorno a noi in un turbinio di schizzi per poi richiudersi sopra alle nostre teste.
A quel punto non sentiamo più nulla, un profondo silenzio luminoso. Distendiamo le membra e ci lasciamo andare, ritorniamo in superficie, respiriamo. Insaponiamo i nostri corpi acerbi e ci facciamo pure lo shampoo. Riempiamo i fluenti capelli di soffice schiuma bianca. Tanta bellezza della schiuma. Così, quando ci buttiamo in acqua, una lunga scia bianca si allunga dietro ai nostri corpi. Come le scie degli aerei. A quel punto è la sfida di chi fa la scia più lunga. Si ride, si sguazza, si fanno stupidate. Perché così si ride ancora. Quando si è ragazzini esiste solo la risata. Anche quando le cose vanno male, si sta male, quanto possibile. Questo pensavo, seduto su un balzo ricoperto di erba matura. Questo è quello che stanno facendo i miei amici. Ed io sono ancora quassù, ad aspettare, torno tra 10 minuti. Oppure, questa è l'ultima fungaria e poi andiamo a casa. Beh, dopo l'ultima ce n'è sicuramente un'altra. Ed io sono stufo perché i miei amici mi stanno aspettando da fanno. Ed io voglio essere lì e non in mezzo alla macchia. Arriva finalmente il momento di andiamo, oggi non è andata male. Entusiasmo dentro di me e mica lo faccio vedere fuori. Sono io che voglio andare col mio babbo a cercare funghi. Anche se questo vuol dire alzarsi alle 4 della mattina. Un viaggio in moto, seduto davanti sul serbatoio della vecchia ginevra, con la brezza mattutina che ti sbatte addosso, che ti scompiglia i capelli come una carezza, che ti sbatte contro il petto, protetto dall'edizione del giorno prima dell'unità. Sì, mi piace molto andare con mia babba a cercare funghi. Mi piace anche andare all'arco con i miei amici. Vorrei far tutto. Quando arriviamo a casa del pure maggio, mamma, la borsa! Via, giù per le scale, via di corsa, lungo le strade del paese. Lascio sulla destra il gioco, giù, velocissimo per la discesa della Madonna, poi Borgo Vecchio, il parco della rana. Supero le pozze del Gorgone e della Capanna. Mi inoltro lungo il sentiero dei pescatori, sempre pieno di pisce. Quelle buone, fanno solo paura, ma non sono velenose. Finalmente è qui Tafani, i miei amici, sono tutti lì che mi stanno aspettando. Finalmente insieme.